Allora partiamo dall'ultima partita. Diciamo che il mister è arrabbiato alla fine per la tua reazione, che poteva costare cara, insomma. No, beh, sicuramente non bisogna cadere nei tranelli, soprattutto in questi tipi di partite, soprattutto comunque noi diciamo che abbiamo magari già comunque un po' di esperienza, sicuramente sbagliato a reagire, anche se era tutta la partita che ci provocavano. Ho preso già prima una gomitata, poi uno sgambetto, ma comunque sia in certe occasioni bisogna essere un attimo più tranquilli, più intelligenti, più a sangue freddo, ecco. Infatti io dopo ho chiesto scusa subito ai miei compagni, perché comunque mi rendo conto che se l'arbitro avesse valutato in altro modo sarebbe potuto succedere anche altro. E niente, quindi comunque so che sono cose che non vanno fatte. Diciamo che comunque è sempre una lezione, ecco. È cambiato qualcosa tra Padalino e Rizzo per quanto riguarda il ruolo del portiere? Cioè, con Padalino forse il portiere veniva tra virgolette più forzato nella giocata, con Rizzo no? No, guarda, ti dico la verità, io penso che sia mister Padalino sia mister Rizzo sono due allenatori veramente bravi, veramente preparati, ognuno con i suoi credo, col suo modo di giocare. Io comunque il portiere è ormai in questo periodo è diventato, oltre a essere un portiere in porta, è diventato quasi essere tante volte anche magari un libero, un difensore aggiunto, ecco. Però guarda, anche per come sta diventando il calcio, indipendentemente comunque dal tipo di gioco di un allenatore piuttosto che un altro, il portiere viene quasi sempre ormai chiamato in causa, non solo in porta quando deve parare. Quindi il lavoro che io sto facendo, che io avevo iniziato a fare quest'anno specifico insieme a mister Sassanelli, sto continuando a farlo, perché è comunque un lavoro importante. Senti, tu sei uno dei senatori di questa squadra e ti sei fatto, tre playoff, ma questo è il terzo playoff, non hai fatto il primo con Lerda, il secondo con Braglia, sì. E questo è il terzo, Padalino Rizzo. Sì, sì. Ma come lo vedi questo playoff, come si sta accingendo la squadra a fronte a questo playoff rispetto agli altri playoff che tu hai vissuto? L'ambiente, come fisicamente la squadra, com'è? Ti dico, la squadra, noi stiamo bene, stiamo lavorando tanto in vista dei playoff, come è giusto che sia. Mentalmente siamo pronti, ci siamo. Noi quest'anno, ormai qua, come hai detto te, è il terzo playoff che faccio. So cosa vuol dire, so quello che ci vuole nei playoff. E nei playoff ci vuole sicuramente, a maggior ragione quest'anno che sono playoff ancora più larghi, diciamo. Bisogna usare tanto la testa, e soprattutto adesso sono due partite, quindi secondo me bisogna sapere essere bravi a ragionare sui 180 minuti, e poi conterà tanto l'aspetto fisico anche oltre l'aspetto mentale. Ci stiamo preparando benissimo, sia sotto l'aspetto fisico sia sotto l'aspetto mentale. Quindi io sono molto fiducioso e siamo pronti. Allora, sai, io penso che più che punto di debolezza è, penso che noi abbiamo il campionato, l'abbiamo,
abbiamo un po', fra virgolette, perso, a parte la sconfitta di Foggia ovviamente. Io penso che anche abbiamo lasciato magari i punti a Caserta e Francavilla, che sono risultati pesantissimi, purtroppo. Bisogna dire che purtroppo il Foggia ha fatto una 13 vittorie di fila, e penso che la differenza sostanzialmente sia stata quella. Io i playoff più che cosa non porterei, ti dico che porterei la rabbia. La rabbia delle partite perse durante l'anno, la rabbia che abbiamo dentro, tutti abbiamo dentro rabbia, abbiamo dentro voglia di rivincere. Poi a maggior ragione io ti dico, magari gente che come me, che è qui da 3 anni, che è il terzo anno che fa questi maledetti playoff, cioè abbiamo una rabbia, una voglia di andare a prenderceli incredibile. Guarda, io ti dico la verità, io non ci sto a guardare a queste cose perché comunque sia, allora, in questi playoff, secondo me, con chi giochi, sono tutte partite difficili, anzi, a maggior ragione, quando vai a giocare magari contro squadre che hanno finito con 20 punti dietro rispetto a te, forse sono quelle che sono partite ancora più difficili, ancora di più da andare a vincere. Io penso che è inutile stare a fare calcoli, noi dobbiamo solo entrare in campo partita per partita, ci sono 6 finali e dobbiamo andare in campo ogni partita a vincere, come una finale, come se fosse una finale, perché comunque io ho capito in questi anni che più vai a fare calcoli, più vai un po' a magari a rischiare, quindi noi non dobbiamo, secondo me, fare i calcoli, ma dobbiamo solo pensare a entrare in campo come dei martelli. Detto questo, mi sento di fare una promessa in questo. Promessa? Le promesse purtroppo in questi anni si sono sempre portate via il vento, purtroppo no. L'unica cosa che io sono sicuro che noi, tutta la squadra, possiamo promettere è che veramente lasceremo sempre l'anima in campo queste 6 partite, sempre. Come ti ho detto prima, noi siamo pronti per queste battaglie sportive, e la promessa è quella che noi daremo veramente l'anima in campo, perché come ho sempre detto, non merita questa società, non merita questa squadra, non merita questo pubblico e soprattutto non merita questa città di stare in Lega Pro. E quindi noi faremo di tutto per prenderci la Serie B. Oggi è il compleanno di Saverio Sticchi Damiani, vuoi lasciare un messaggio? No, sinceramente non lo sapevo. No, niente, faccio tanti auguri al presidente, sperando veramente quest'anno di fargli un regalo di compleanno adeguato, perché comunque se lo merita lui, se lo merita tutta la dirigenza, perché stanno facendo sforzi importanti, stanno facendo tanto per il Lecce. Quindi sarebbe ancora di fargli un regalo adeguato.